indicato a un sentito il bisogno di unirsi per far sentire la propria voce contro tutti i sottili che vanno a conoscenza e di cui sono vittime le donne. Per questo è stata una persona che ritiene fondamentale il rispetto degli altri, in senso lato, essere il padre di Marta è motivo di onore, piacere e speranza. Onore perché penso che forse anch'io ci ho messo del mio. Piacere perché continua quella lotta di emancipazione in cui tanti della mia generazione hanno lavorato e creduto. Speranza perché se si riesce a far passare l'idea che con un piccolo lavoro quotidiano si lascia un mondo migliore di quello che si è trovato, allora siamo sulla buona strada. Concludo con una frase tratta da Un libero cercare di De André e Teresa Desio, che penso che poi riesca a sintetizzare abbastanza bene quello che è stato il giorno per la raccolta della mia carriera. Il fanno di Chiaros con un'associazione libera, pensate, tu non sai per la pensare, ma vedo, non è tanto. Martina, come sai, per il mio lavoro mi sono imbattuta un bacio. Ti auguro di poter fare ancora tante cose belle con Chiaros e con le donne che incontrerai nella tua strada. Il letterario in qualche sua iniziativa. E diciamo che un pregio di questa associazione, non so se è tutto merito di Marta o anche è stata un po' di fortuna, è riuscire a vedere tutte queste donne che vanno d'accordo tra di loro. E questo penso che sia una nota di merito, probabilmente di Marta, ma anche dello spirito che si respira in questa associazione. Benvenuti e buona serata e soprattutto buon compleanno. Allora, in realtà io non leggo mai degli incontri, però siccome io mi aspettavo qualcosa oggi perché conosco i miei colli, soprattutto Mariangela, quindi io sentivo che c'era qualcosa che lei stava preparando. Le statistiche. Sì, perché poi ieri mi ha detto, dice, sai, ma al caffè letterario è possibile passare un video? Dico, che video? C'erano delle statistiche che ho studiato, cioè. Non dorme la notte, cioè il neonato sembra attaccato alla Sisa, ma le statistiche ci ho creduto poco, quindi mi aspettavo che facesse qualcosa del genere. E quindi ho scritto il mio intervento perché non ce l'avrei fatta adesso, sinceramente, non ci sarei mai riuscita. Esistono momenti che ti entrano dentro, che sai che faranno parte di te per sempre, questo è uno di quelli che è fatto di piccoli istanti, di sguardi, di sorrisi, ma soprattutto di persone che hanno scelto di volerlo condividere con te. Sono sempre emozionata quando si tratta di Chiaros, ho sempre il cuore pieno di emozioni. Chiaros rappresenta per me la forza creatrice e rigeneratrice, rappresenta la forza delle donne, rappresenta la condivisione, la sorellanza, la lotta, il rialzarsi più belle dopo una caduta e con una cicatrice in più. È stato un anno ricco che ci ha visto insieme camminare mano nella mano, che ci ha visto piangere come se non ci fosse un domani e ridere a crepapelle, che ci ha visto al telefono per intere nottate, e qui mio marito avrebbe qualcosa da ridire forse, e che ci ha visto condividere in cerchio cicatrici ed emozioni che pensavamo dovessero restare dentro di noi per sempre. È stato un anno di lotta, di puntate di piedi, di chiamate in e dalla prefettura, di commissioni straordinarie in comune, di aiuti alle case di accoglienza, di viaggi nelle zone terremotate. Abbiamo toccato temi importanti, ci siamo esposte su concetti come abuso di pensione, violenza di genere, violenza ostetrica, immigrazione, e abbiamo cercato di esporre le nostre idee sempre nel rispetto della diversità, esercitandosi a non giudizio. Abbiamo organizzato i famosi cerchi di donne, dei quali solo chi partecipa ne capisce il senso e nei quali ci siamo spogliate di tutte le nostre maschere. Abbiamo parlato dei nostri sorrisi sulla pancia, delle nostre esperienze di parto, ma anche dei concetti di libertà, dei nostri schemi mentali, dei nostri sensi di colpa, dei nostri pregiudizi. Abbiamo intrecciato legami forti, di quelli che sai che dureranno per sempre. Abbiamo conosciuto medici ed ostetriche che ci hanno fatto far pace con alcune delle nostre ferite. Abbiamo imparato a condividere ansie, paure, gioie, entusiasmi, fallimenti e successi, ma è stato anche un anno di conferma, un anno in cui i rapporti esistenti da sempre si sono evoluti, sono cresciuti e si sono adeguati all'arrestabile mutamento che Chiaros ha provocato in ciascuna di noi. È stato un anno di convegni, di incontri, di seminari, a partire dal 7 maggio, una delle più grandi soddisfazioni fino ad arrivare ad oggi, giorno in cui festeggiamo il nostro primo anno insieme. Mi è capitato in questo anno di avere dubbi,
di fermarmi a riflettere e a chiedermi cosa mi spingesse a fare tutto ciò che faccio, perché vi posso assicurare che alcune volte la devozione e l'energia è messa a dura prova. Ma ogni volta che vacillo arriva un messaggio, una telefonata, un sorriso che mi spinge a continuare, anzi, che mi dà la carica e la forza per ricominciare con più tenacia e volontà. Quindi grazie, grazie a tutti voi. In realtà anch'io ho un grazie speciale ad alcune di voi. A Manuela Gagliani, che mi sostiene sempre e che attraverso Kianos non mi fa sentire ordinaria, che mi rialza tutte le volte che inizia ad avere dubbi e che c'è, sempre e comunque. Ad Agostino Menditto, per esserci sempre nel bene e nel male, per i cazziatoni notturni quando pensa che io stia esagerando o per sostenermi quando crede che io stia facendo un buon lavoro, per il sostegno che ci dà giornalmente e per il suo modo di essere medico, che ci ha fatto ricredere sulla categoria, che ci ha fatto iniziare a pensare che si può. Lui ha guarito ferite ed ogni giorno realizza sogni di alcune di noi. Mariangela Di Piedi, My Sister, con la quale nonostante tutto continuiamo a sceglierci ogni momento, con la quale litighiamo ogni singolo giorno, ma con la quale appena finito di urlarci contro pianifichiamo la nostra fuga nei minimi dettagli. Anna Maria Ricci, con i suoi discorsi su cicatrici, crescita, rinascita, armonizzazione, fantasmi, priorità e responsabilità, con la quale ci diamo delle date da rispettare, ci facciamo doni da portare sempre con noi e ci diamo dei buongiorni e delle buonanotte fatte di segreti e di cose taciute a chiunque altri. Deborah Marcellini, che con la sua professionalità, empatia e affetto ci parla di paure, di sensi di colpa, di felicità primaria e che arricchisce sempre i nostri cerchi e le nostre chiacchierate consapevoli. Giuditta Sormani, che mi accusa di nonnismo e che ha una gran pazienza con me. Lei crede così tanto in Kianos che non hanno percorso 3.000 km per raggiungerci. Che lotta in prima fila e che nel suo dialetto veneziano dice sempre e comunque quello che pensa. Katia Colella, con la quale abbiamo deciso, invece di parlarci tramite avvocati, di diventare amiche di colazione e che mi ha costretta a rientrare nel reparto di ostetricia di Bercolle, anche se credo suo marito non sarà felicissimo di questo, dopo anni in cui i miei ricordi e le mie ferite mi impedivano di farlo. Virginia Giocoli, la compagna per eccellenza, con la quale abbiamo deciso che se non si parla non è la nostra rivoluzione. Ed infine tutta la mia famiglia, che, anche se non sempre riesce a capire le motivazioni che mi spingono a fare tutto ciò, mi sforza e mi sta molto vicino. Ora vi racconto un po' che cosa faremo nel 2017. Stiamo organizzando con la nuova associazione che è nata sul territorio, di cui Mariangela fa parte, la settimana che va dal 3 all'8 marzo, in cui ci saranno una serie di incontri, di convegni e di workshop e per quanto riguarda Kianos, se noi ci occuperemo dell'abuso di obiezione e faremo degli incontri su questo e dei workshop sul perineo e dei cerchi di donne. Parteciperemo ad Ombre Festival con il tema di quest'anno è l'omertà, quindi ci occuperemo di violenza di genere e dell'omertà che segue la violenza di genere. Parteciperemo il 14 giugno a Napoli, alla Mediterranea di Napoli, alle serie di incontri che organizzano di Mondo Donna sulla non medicalizzazione del parto. E poi faremo tutta una serie di corsi che poi dopo, a fine giornata, le persone che se ne occuperanno vi spiegheranno un corso di canto anche per le donne in gravidanza, concependo il canto come terapia di rilassamento, il corso di Doreen, quindi dell'automassaggio che poi Milena vi racconterà, e poi faremo degli incontri su varie tematiche di cui si occuperanno le psicologhe e tutte le varie professionalità che ruotano intorno all'associazione. I processi di stregoneria. Quello non lo volevo dire, è una sorpresa, e faremo. La mamma, che sempre la mamma. Faremo comunque tutta una serie di incontri sui processi di stregoneria che sono stati tenuti a Viterbo, perché qui all'Archivio di Stato abbiamo tutti gli atti raccolti dei processi di stregoneria, quindi ci piacerebbe, nel nostro immaginario c'è un festival sul benessere e sulla stregoneria con una serie di mostre che si occuperanno di questo. Ci aiuterà Pierisa. Ci aiuterà Pierisa. Dov'è Pierisa? Eccola. E adesso lascio la parola al professor Agostino Menditto, primario della Clinica Mediterranea di Napoli. No, ma io me lo sono preparato solo esclusivamente perché mi immaginavo che loro si stessero
inventando qualcosa perché non sarei stata in grado di dire allora. Più tutto di veramente con grande piacere sono venuto qui in questa realtà veramente bellissima che avete creato. Ti ringrazio per le parole molto care, però dissento pure da qualcuna. Un passaggio in particolare. Assolutamente non sono io che realizzo i sogni, non mi permettere mai di fare qualcosa del genere. I sogni li realizzate unicamente voi, io spero sempre solo di essere all'altezza di poter creare le condizioni adatte affinché questo avvenga, ma assolutamente le autrici della realizzazione dei sogni siete voi. Questo è quello che fa veramente la differenza, questo è il passaggio culturale che dobbiamo fare se vogliamo cambiare. L'ostetricia e in generale tutto quello che riguarda la donna deve essere della donna, e la donna è la protagonista, la donna deve essere consapevole, la donna deve una consapevolezza equilibrata, perché poi abbiamo anche il problema opposto che magari si può cadere anche in un fanatismo che comporta problemi che possono essere speculari e quindi non ci sono ordini. Ma la consapevolezza della donna è il punto fondamentale e questa è l'azione più importante di Kianos ed altre realtà come Kianos. Il lavoro più grande che viene fatto è questo, il creare consapevolezza, il contribuire a fare questa rete, questo confronto, che non è assolutamente una cosa semplice perché poi ce ne vuole per capire insomma qual è effettivamente il punto giusto dove equilibrarsi. Ma avere questa consapevolezza permette poi che si realizzano questi che oggi chiamiamo sogni, ma che non dovranno essere assolutamente più sogni, ma dovranno essere la realtà e la quotidianità. Non può essere un sogno il feedback. Il feedback deve essere la norma, deve essere una cosa normale, non può dire il mio desiderio sarebbe il feedback se ci riesco. No, deve essere scontato che si punta a quello, poi se non si può fare è un altro problema, ma ci deve essere una motivazione reale, scientifica e così come tutto il resto, il codice o quanto altro, ma il benessere in generale della donna, come dall'altro punto la stregoneria non deve essere né da un lato né dall'altro, quindi non bisogna poi andare in lotte che devono essere così per prese di posizione per dei principi che danneggiano poi sempre alla fine la donna. Io cerco, insomma, lo sapete, il lavoro che cerco di fare si impianta su questo. Sono un ginecologo, mi scuso con voi che sono un ginecologo, ma non è vero. Va bene, conosciamo tutti, dai. Però quella che è veramente il lavoro principale poi è anche questa interazione che finalmente si crea, si rompono queste barriere, queste categorie, perché appunto se sono quelle donne protagoniste hanno il titolo di essere le prime che hanno voce, parola, il confronto, poi qualunque cosa venga detto, non esiste una cosa giusta o sbagliata a prescindere, perché nel momento in cui c'è un'emozione o viene un desiderio o una necessità, e l'ascolto di questa è il capire poi che senso è perché viene detto che ci porterà ad ottenere i risultati. Non ho bisogno di ulteriormente, ti ringrazio per avermi dato la parola e veramente auguri, complimenti per quello che avete fatto fino ad ora, i migliori auguri. In bocca al lupo, non so se qua si può dire perché non sono cazziato anche su questo. No, no, perché qualche volta che l'ho detto, sempre alcuni poi dicevano come vive il lupo, no? Non prego, ma l'hanno traumatizzato su tante cose, anche su questo. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ora abbiamo un ginecologo autoctono. Il dottor Giacomo Gozzi. Ti voglio bene anche io. Allora, metto seduta. Io sono abbastanza imbarazzato perché non pensavo neanche cioè sapevo di essere qui ma non pensavo di essere qui qua dietro. Che dirvi? Marta Nori. Marta Nori per me è stata uno stalker. Cioè, assolutamente sì, lei ha citato prima mia moglie Katia Corella, che è un'estetica che lavora in Bel Colle, e praticamente la conoscenza di Marta per me è stato un incubo in tutti i sensi, da quello professionale a quello umano a quello familiare, perché mi ricordo ancora le litigate che si facevano con mia moglie via WhatsApp, internet e quant'altro, alla fine si sono trovate, si sono chiarite e quant'altro. Io sono un uomo, faccio il ginecologo, amo sempre citare una massima di Schopenhauer che cita testualmente, l'ha scritto, non me lo sono inventato, ginecologo,
l'unico uomo che non può fare a meno delle donne. Questo apre degli spazi, insomma. Cioè, io faccio questa professione da circa 20 anni quasi, e non mi sforzo neanche di capire le donne, cioè è impossibile capire le donne. Quello che cerco di fare è di osservare continuamente le pazienti, le donne, nella loro interezza, cercare di capire i sentimenti. I sentimenti spesso sono contrastanti, cioè nella pratica clinica noi ci troviamo bersagliati nello stesso giorno, da situazioni diverse. C'è la paziente che arriva e ci dice: assolutamente, io alla prima contrazione fatemi il cesare perché non voglio partorire. Poi ci arriva la paziente invece che magari desidera partorire oltre ogni valutazione clinica e scientifica. Questo, dal mio punto di vista, dal punto di vista di uomo non professionale, mi apre alla mente, insomma, cioè mi lascia pensare riguardo alla complessità, io rimango in tema perché faccio ginecologia, la complessità emozionale che il parto, la gravidanza prima e il parto poi, determina nella mente delle donne. E piano piano, nel corso del tempo, degli anni, questa cosa mi ha insegnato ad ascoltare, mi ha insegnato a cercare di capire e a interpretare quello che poi è il desiderio ultimo. Fermo restando che, diciamo, dopo tanti parti, tanti anni, quindi io faccio una premessa, e questo che tutti, non sono un fervente credente, però esiste un momento della vita che è quello della nascita. Allora io cito una cosa tecnica, cioè quando nasce un bambino sulla cartella clinica si scrive feto maschio, nato vivo e vitale. Sembra una contraddizione, cioè che significa vivo e vitale? Significa questo, cioè noi vediamo al momento della nascita del bambino, il bambino che nelle fasi del parto, ovviamente il parto avrebbe regolato ai suoi tempi, e nelle fasi del parto vediamo questo esserino che nasce vivo, cioè apre gli occhi, fa dei piccoli movimenti, fa quant'altro, però è ancora legato alla madre, cioè c'è il cordone, non respira, non ha la sua vita propria, il cuore batte, però non è in grado di una vita propria. Poi a un certo punto avviene la nascita e avviene il primo atto respiratorio del bambino. In quel momento diventa vitale, cioè in quel momento, se la placenta ovviamente avviene il secondo momento, se si taglia il cordone, qualunque cosa succede, insomma quel bambino diventa un essere vivo e vitale. Allora, a me piace osservare, io non faccio l'ostetrica, ovviamente io dico sempre alle pazienti in generale, il parto è una questione tra donne, non si discute, cioè la mamma, il bambino e l'ostetrica, che accompagna la mamma in queste cose. Noi stiamo lì, spesso e volentieri ci chiamano semplicemente perché ci devono chiamare, insomma, e stiamo lì e non sappiamo quello che fare e guardiamo. Guardiamo e ci emozioniamo, io mi emoziono perché quel preciso momento che la mamma dà alla luce al bambino c'è un quid, c'è un qualcosa che succede. Chi la chiama anima, chi la chiama natura, chi la chiama... Di fatto c'è un esserino che viene alla vita. Okay? Secondo me questo qui è il punto focale dove poi si concentrano tutte le esperienze vissute da una mamma. Cioè il momento di dare alla vita il proprio figlio. È indiscutibile che noi lo vediamo tutti i giorni, cioè si passa da un travaglio più o meno vissuto bene, male o quant'altro, tutte le situazioni che voi avete provato o potete immaginare, al momento che questo bambino piange, è una liberazione, è un sentimento forte da parte della mamma che compensa tutto quello che c'è dietro. E per tutto quello che c'è dietro, guardate, non dico soltanto il dolore del parto, ma soprattutto l'ansia, la paura della gestazione, come sarà questo bambino, andrà tutto bene, ci saranno problemi, oddio, sarà sano, nascerà bene e quant'altro, è il momento di liberazione. Da qui, e non solo da qui, chi mi conosce lo sa, la mia predilezione per il parto rispetto alle altre forme, diciamo, di nascita, cioè la parte intima tra mamma e bambino deve essere vissuta tu pure,
cioè il protagonista del parto, i protagonisti del parto sono due, la mamma e il bambino. Più si riesce a mantenere questo legame stretto, forte, tranquillo per noi operatori sanitari, e più questo è gratificante. Okay? Quindi un'altra cosa importante, volevo, non mi dilungo perché sennò mi stavo tagliando, è che quando noi siamo chiamati in causa, cioè gli psicologi, quando siamo chiamati in causa sul parto, quando le cose non vanno bene, le cose non vanno bene, c'è qualcosa da dover fare, da correggere e quant'altro, e spesso purtroppo le manovre che noi facciamo sono anche manovre abbastanza violente, abbastanza, insomma, con un certo impegno psicofisico, e cioè quello che, cioè, il concetto che voglio dire è che quella non è ciò a cui noi aneliamo, noi non interessa quello, quello è un atto dovuto, noi dobbiamo farlo perché le cose purtroppo non vanno bene, però la maggior gratificazione per noi operatori sanitari dell'ostetricia e della ginecologia è quello che la mamma abbia un bel ricordo del suo padre, come questo avvenga. Certo, poi voi siete qui, immagino che siete tutte motivate per il parto naturale, il parto dopo cesare, dopo due cesare, però quello che dico io, aiutiamo la società a crescere, perché purtroppo esistono delle situazioni che non sono queste, la stragrande maggior parte delle persone ancora hanno paura, ancora si caricano di ansia durante il travaglio, ancora vanno a cercare il proprio medico che le assiste per dare sicurezza, vanno a cercare il cesareo come forma di panacea che elimina tutti i problemi, insomma ben venga in quest'ottica un movimento culturale che ridà consapevolezza del parto alla donna, al bambino no, perché non c'ha consapevolezza, più mi immagino, e che ci siano ostetriche sacrificate, posso dire sacrificate, che accolgano questa nascita. Ok, non si sente? Okay. Ma lo faccio apposta. Va bene, io comunque volevo dirti, sì. Cioè io vi chiamo tipo un terzo delle volte in cui penso, mo chiamo Gali e Giacomo, quindi se pensi già che è stalker. Si controlla. Sì, no, è assolutamente stalker. Mi controllo, No, no, è assolutamente stalker. Ma da noi è una stalker, io questo ve lo posso confermare. Tenetela alla larga. Grazie. Oggi mi è arrivato un messaggio di Katia, la mia amica di colazione, che mi ha detto: viene anche la presidente del collegio ostetrico di Viterbo, Roberta Pasqualetti. Io ho avuto un attimo di ansia, perché a me il ostetrico un po' di ansia me la metto. Poi invece io e Roberta ci siamo trovate per l'organizzazione del 7 maggio, e tra noi c'è stata una bella intesa, quindi sono molto contenta che sia venuta, non la vedo. Ah, eccoti. E lascio la parola a Roberta, la presidente del collegio dello Stato di Viterbo. Buonasera a tutti e ringrazio Marta delle parole. Vorrei dire a Marta che io da ostetrica, e siccome sono, diciamo, la presidente, io rappresento tutte le ostetriche di Viterbo e provincia, non ti devo far venire l'ansia, perché ti voglio ricordare, faccio la storia anche mia, delle donne ostetriche e di tutte anche le future ostetriche. Prima di tutto, cioè, si sceglie di diventare ostetrica per stare con la donna. L'ostetrica è una professione che non la si sceglie così, come fare magari l'insegnante, l'architetto, l'ingegnere. Sì, anche l'insegnante, però ti dico, è una professione che richiede impegno, scienza, coscienza, cultura, e oggi come oggi anche una cultura a 360 gradi, perché oramai la nostra società è cambiata. E seguire una donna non è detto che noi siamo a contatto, che seguiamo
una donna anche italiana. Oggi come oggi si segue contemporaneamente la donna italiana, la donna africana, la donna araba, la donna dello Sri Lanka. È cambiata molto la società e quindi anche noi cambiamo. Io penso che tutto ciò contribuisca a tutta la società intera ad arricchirci proprio culturalmente. E io sono ostetrica da tanti anni, ma mi sento contenta del lavoro che faccio perché ogni giorno ho a che fare appunto con donne diverse, con culture diverse. E sono diventata ostetrica in seguito agli anni 70, per cui la mia scelta è stata proprio consapevole e perché volevo stare con le donne nella, per coltivare la salute delle donne. La salute è un bene prezioso e il ruolo dell'ostetrica è proprio vigilare sulla salute delle donne nell'età riproduttiva e garantire alle donne una buona nascita. E da ostetriche, come anche accennato Giacomo, anche noi ci commuoviamo quando nasce un bambino. Ci commuoviamo perché sappiamo che quando nasce un bambino nasce una famiglia e nasce una nuova donna, perché con il parto non nasce solo un bambino, la ragazza, quella che era prima, non c'è più, si diventa madri. Insieme nel travaglio la donna si allontana diciamo dalla sua ingenuità giovanile, prende consapevolezza del dolore. Il dolore del parto è per noi ostetriche diciamo il principale ruolo, il principale soggetto, perché noi siamo quelle che dobbiamo sostenere la donna durante il travaglio, cercando di dare una motivazione a quel dolore, che permette alla mamma di diventare madre. E da ostetriche sappiamo che una donna, una volta che ha partorito, la donna è più forte, scopre di avere una marcia in più, quella che poi gli permetterà, quando il bambino cresce giorno per giorno e gli farà fare tante notti insonne, la donna scopre di avere una marcia in più perché non sarà mai stanca, perché dirà sempre, avrà sempre la forza di tirare su quel bambino, di tirarlo a sé, al suo seno, e di andare avanti. Noi ostetriche pure lottiamo, vi dico veramente, lottiamo perché ci sia una buona nascita, perché ci sia un parto rispettato, perché l'ostetrica è la garante della fisiologia. L'ostetrica chiama il medico quando ci accorgiamo che quel travaglio, quel parto, non è più fisiologico, e quindi chiamiamo il medico perché il parto richiede l'aiuto del medico. Ma anche in quel caso le cose avvengono, la donna diventa madre comunque, perché sarà una madre che avrà lottato di più. E noi ci auguriamo da ostetriche che anche in quel caso la donna si senta forte. A noi dispiace quando una donna che ha partorito rimane delusa dalla sua esperienza. Rimaniamo male. E in cui manca, secondo me, proprio a livello proprio di messaggio di salute in generale, ci dovrebbe essere proprio una rete che permette, adesso parlo di salute ovviamente delle donne, ma sarebbe anche il caso di parlare di salute dei bambini, di salute e anche per tutti altri motivi, creare una rete sul territorio attiva che segua bene la donna sia durante la gravidanza, il parto, ma anche dopo, perché quante purtroppo triste storie conosciamo di donne nel dopo parto, nel puerperio, la depressione post parto, gli infanticidi che avvengono. È lì che bisognerebbe a volte intervenire prima per evitare in quel caso, oltre
morti biologiche, ma anche morti psicologiche, cioè distruggere il bambino è veramente un fallimento enorme per la società. E quindi di nuovo la faccio breve. Sono qui oggi, ringrazio Marta, ti faccio gli auguri per il anno, per il primo anno dell'associazione, e a nome di tutte le ostetriche ti dico siamo sempre pronte a collaborare con te. Wow. Regina. Abbiamo l'avvocata Virginia Giopoli. Io non mi sono preparata, non so che devo dire. Allora, una cosa, penso che io non c'ero nel video, no. Questo non è che perché non ho avuto tempo, che poverino mi ha chiamato una settimana, gli ho detto sì stasera te lo offro. Il microfono vicino alla bocca. Cioè, la verità è che io, Marta, non la odio. Cioè, è due. No, ma non che voglio dire non le voglio bene, oppure un pochino mi infastidisce, no, io la odio proprio nel profondo di me stessa. Cioè, ma se voi mi chiedete, no? Io, e me lo chiedo, anzi, mo viene qua e mi risponde. Come ci siamo conosciute? Io non ve lo so dire. Cioè, lei se praticamente si è intrufolata, non so, io me la ritrovo ovunque. Allora, intanto apre 200 gruppi chat, uno a settimana, almeno. Così. Poi, in realtà, voi pensate, noi parliamo di tutto tranne che delle tematiche. Sì, è vero. Oh, poi vabbè, dai, troppo seria. Però come ci siamo conosciuti? Cioè, io sono venuta da te o tu sei venuta da me? Tu sei venuta da me, perché tu sei venuta da me il 7 maggio. Io non ci credo. Giuro. No, ma non è vero. No, no, giuro. Ma sei venuta da me il 7 maggio. No? Sei venuta da me il 7 maggio insieme ad Alessandra, a Lisa. Sì, guardate, secondo me Facebook veramente distrugge questa società, perché abbiamo cominciato a darci mi piace su Facebook. Vabbè, quello però probabilmente è stato reciproco, non ma... Ma sì, infatti, mi sa che mi sono veramente messa nei guai. Sì. Vabbè, lei ogni tanto, cioè, sì, mi dice, oh, facciamo piacere, cioè, in realtà, ascolta, in realtà le cose peggio le date tu a me che io a te. No, allora, aspetta. Ci lega questa cosa, che lei mi ama e io la odio, e questo è un fatto assodato. Sì, sì, sì. Dopodiché ci legano 2000 cose. Ci legano talmente tanto che anche se appunto io la odio, lei mi ama e ci siamo una a Viterbo, una a Roma, in realtà è come se lavorassimo insieme, è come se tutti i percorsi che noi facciamo è come se li facessimo insieme. Un pochino, vado un po' nella direzione diversa dalla presidente del collegio, perché quello che proprio mi unisce a Marta è proprio questa imperfezione, cioè proprio l'amore per l'imperfezione e soprattutto la voglia di affermare che non sempre le donne sono perfette, non sempre le donne sono forti.